Siamo alla Casa del Cinema, all'anteprima di Hungry Hearts, film di Saverio Costanzo tratto dal romanzo Il bambino intaco di Marco Fanzoso. Protagonisti della pellicola Alvaro Wacker e Adam Driver, che hanno vinto la Coppa Volpi come migliori attori al Festival di Venezia, dove il film è stato presentato. Hungry Hearts racconta la storia di Mina e Jude, interpretati da Alvaro Wacker e Adam Driver, una coppia di giovani, italiana lei e americano lui, che si incontra e innamora a New York. La loro storia sembra idilliaca fino a quando non hanno un figlio. Mina, vegana ossessionata dalla purezza e scettica verso la medicina tradizionale, non fa mangiare derivati animali al figlio, impedendogli così di crescere. Impietrito dal cambiamento della moglie, che rischia di far ammalare seriamente il bambino, Jude si chiude prima in se stesso e cerca poi aiuto in sua madre, che esaspera però ancora di più la situazione. Suo figlio è in pericolo. Non assimila quello che mangia, mi hai sentito? Perché non ti fidi di me? Basta! Che succede? È ossessionata dalla purezza, dall'igiene. Perché non vuoi credermi? È malata. Amore mio. Che stai facendo? Che succede? Perché non vuoi credermi? È malata. Basta! Che cosa fai? Amore mio. È la mia famiglia. Che succede, amore mio? Basta, siamo tutto il suo mondo. È malata. Che succede? Perché non vuoi? Stai cercando di uccidere nostro figlio! Tu sei una cosa grande. Abbiamo intervistato il regista Saverio Costanzo e la protagonista femminile Alvaro Wacker per Chuck Magazine. Saverio, tu ti sei imbarcato in un'impresa molto difficile, il film è molto complesso e offre spunti e temi come anche insoliti, che generalmente non vengono affrontati, come per esempio il fatto che magari non tutte le madri siano pronte ad essere madri. E come una cosa molto bella come l'arrivo di un bambino per una coppia che si ama e che prima era felice, come si vede nel film, in realtà poi venga incrinata proprio dall'arrivo di un bambino. Come hai affrontato questa storia così complessa che spinge al pubblico a farsi anche molte domande? Beh, intanto l'ho affrontata grazie a un libro che mi ha guidato, che mi ha raccontato questa storia e che mi ha portato questa storia dall'inizio alla fine, no? Dunque questo mi ha permesso di guardarla nella sua oggettività. In realtà racconta di come si diventa padre, madre, di come si diventa dei genitori, no? Non dando per scontato che la maternità è poi un trauma che non è vero che è naturale, no? Il fatto che noi siamo mammiferi non significa che tutte le donne facciano naturalmente figli, spesso anzi oggi più che mai è il mondo ti impone che sia naturale per te, ma magari per te non lo è per niente naturale, anzi è quasi anacronistico in un certo senso, no? E il film racconta dunque di questo personaggio che si trova ad amare improvvisamente in un modo che non gli era mai capitato prima, questo bambino, l'idea di maternità, l'idea di avere, e non sa gestire tutto questo amore, diciamo così, però sente chiaramente che tutto è chiaro improvvisamente, no? Che lei sa qual è la verità, sa cosa è giusto, perché è innamorata di questa cosa che le è capitata. Ed è lo stesso amore che però a un certo punto la rende cieca, sorda, e non guarda più agli altri, non si confronta più con gli altri, non chiede più all'esterno di dialogare con lei, perché la sua vita diventa un monologo, perché lei è convinta di avere ragione, come chi si innamora di un'ideologia, no? Come chi crede profondamente in qualche cosa, senza guardare agli altri, senza mai confrontarsi con gli altri. E diventa pericolosa per il bambino, diciamo, come tutte le ideologie, quella di Mina diventa pericolosa e può provocare morte, ecco. Questo è. Saverio, tu sei anche padre, quanto la tua esperienza personale ha influito sul raccontare questa storia? No, moltissimo, non credo che avrei raccontato questa storia se non fossi stato mio padre a mia volta, ecco. Ho evidentemente avuto bisogno di confrontarmi con una storia del genere perché aveva anche a che fare con me, ecco, sì. Il film è molto coraggioso non solo per i temi che affronta, ma anche per il modo in cui li racconta. Tu sperimenti moltissimo in questa pellicola, fai dei grandangoli, usi degli obiettivi particolari, e questo
praticamente manifesta l'evoluzione dei personaggi anche visivamente. Come è stato sperimentare così tanto? Ti sei divertito anche se il tema magari non era proprio leggero? No, no, ma io mi sono molto divertito, anzi l'uso di queste ottiche che poi sono proprio un sistema che è il cinema di raccontare, di avere un punto di vista, in quel caso molto largo, molto aperto, per me è usare lo sguardo del cinema nella sua pienezza, diciamo così, anche nel suo gioco. Dunque mi sono molto divertito, nonostante la storia sia drammatica, ma mi sono molto divertito perché poi tutte le cose venivano molto naturalmente, diciamo, no? Come sempre non c'era un'idea alla base intellettuale del motivo per cui Grandangoli, era semplicemente il tentativo di raccontare una metamorfosi di una coppia, e soprattutto l'idea che questo interno gli si implodesse dentro, cioè gli implodesse addosso, capito? Però implodere in realtà è questo, perciò dovrebbe, insomma, che la casa li chiudesse, ecco, diciamo ancora di più. E il Grandangolo è un modo per farlo, ecco, perciò non c'è stato mai un pensiero di lavorare o di riflettere sulla forma, ma più che altro di usare tutti i mezzi che il cinema ha per raccontare una storia, per raccontare questi personaggi, ecco. Dunque, se la forma, se questo film ha una forma, diciamo così, sperimentale o che ha sperimentato, è malgrado me. C'è un grande lavoro di entrambi, Adam e te, sul corpo, questi corpi che sono stretti, spazi sempre chiusi, Saverio vi riprende con varie angolazioni, a volte che vi deformano anche col procedere della storia. Come è stato fare questo lavoro che è soprattutto psicologico, che però poi si trasmette anche, diciamo, sul fisico? Appunto, è tutto insieme andato, perché noi non abbiamo fatto i personaggi, in sceneggiatura c'era scritto piano piano deperiscono, no? Quindi questo grande dolore si vede anche nei loro corpi, e quindi c'era questa scena in cui si descrive il personaggio di Jude, rientra a casa, si specchia e improvvisamente si guarda e quasi non si riconosce, tanto i suoi lineamenti si sono induriti, quindi la fatica si legge nei suoi occhi. La stessa cosa viene detta di Mina in vari punti, ma mentre per La solitudine dei numeri primi, che è sempre un film di Saverio, lui aveva chiesto a Luca Marinelli e a me, che Luca era l'attore, di appunto fare un lavoro gigantesco di trasformazione, quindi di ingrassare, di dimagrire e poi viceversa. Qua lui non ha chiesto niente a noi, ma proprio perché lavoravamo molto, il tempo era poco, in una maniera naturale un po' noi siamo cambiati, abbiamo girato in sequenza quasi tutto il film, quindi più la storia andava avanti e più noi, in realtà, la fatica del lavoro diventava la fatica dei personaggi, e questo si unisce allo sguardo che poi lui ha applicato su questi personaggi, e quindi poi il suo modo di sottolineare qualcosa che c'era ma che non era così esplicito fa sì che queste componenti che si uniscono, il risultato è quello che è rimasto nel film e che tu dici.